Buonasera a tutti dal TG Prato. Oggi a Prato primo consiglio comunale, c'è stata la cerimonia di insediamento e il giuramento del neo sindaco Biffoni. Tutti i dettagli in questo servizio di Eleonora Barbieri. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il giuramento del sindaco Matteo Biffoni, uno dei momenti più emozionanti del primo consiglio comunale del suo mandato, ma la commozione è stata generale quando Biffoni, in apertura del suo discorso, ha rivolto un pensiero particolare al padre Daniele, indimenticato presidente di CNA, morto nel 2001. Mi sentivo un dovere di ringraziare chi mi ha attaccato questa malattia meravigliosa, è quella della politica, che è stato il mio babbo, che io ho perso nel 2001 e che penso, insomma, come dire, che sia contento di quello che sta accadendo. Mi ha insegnato lui, cioè più che altro mi ha attaccato la passione. Nel suo lungo intervento il sindaco si è soffermato soprattutto su economia e riqualificazione di alcune aree, prima fra tutte il macrolotto zero. In modo di creare quel campo di gioco, quelle condizioni complessive che rendano Prato appetibile per rimanere e per, diciamo, venire qui ad aprire nuova impresa. Il primo consiglio dell'era Biffoni si è svolto all'insegna della cordialità e degli appelli all'unità, a cominciare da quello della Presidente del Consiglio Comunale, Ilaria Santi, del PD, eletta con 22 voti su 31 presenti. Cercherò di fare il miglior lavoro possibile, anzi farò il miglior lavoro possibile. Chiedo veramente a tutti i consiglieri che assumano in sé l'importanza dell'incarico che ci hanno dato i cittadini. I suoi vice saranno il giovane Antonio Longo della lista Prato Concenni e Serena Tropepe del PD. Il consiglio è più piccolo rispetto al precedente, 32 scranni contro i 40 della precedente legislatura a causa della spending review. Tanti debutti, a cominciare dai tre consiglieri del Movimento 5 Stelle e dal capogruppo della lista Cenni, l'imprenditore Alessandro Benelli, assente in quanto impegnato in un viaggio di lavoro in Cina. Altro assente Gianni Bianchi del PD. Tra le fila della maggioranza è stata la prima volta per Lorenzo Rocchi, nominato anche capogruppo, Elena Bartolozzi, Filippo De Rienzo, Paola Tassi, Roberta Lombardi, Claudia Longobardi, Gabriele Alberti, Serena Tropepe e Antonio Napolitano. Oltre a Rocchi per il PD saranno capigruppo Rosanna Sciumbata per la lista Biffoni, Roberto Cenni, capogruppo della propria lista, Rita Pieri per Forza Italia, Aldo Milone per Prato Libera e Sicura. Al termine del discorso tutti hanno augurato in bocca al lupo al nuovo primo cittadino e alla sua giunta. Il primo a farlo è stato proprio l'ex sindaco Roberto Cenni, come in un simbolico passaggio di consegne. Però l'opportunità ai capigruppo di fare un bocca al lupo al sindaco, a tutta la giunta, al consiglio, ma anche a tutta l'amministrazione, mi sembra... Blackout in serie questo pomeriggio, poco prima delle 17, nel centro di Prato. A farne le spese anche il Palazzo Comunale, dove era in corso, come avete veduto, la prima seduta del Consiglio Comunale. Enel fa sapere che si sono verificati alcuni sbalzi di tensione, aperture della linea elettrica dovute a sovraccarichi, a un problema. È un probabile eccesso di prelievo da verificare. E Ilaria Santi è il presidente del Consiglio Comunale di Prato ed è la prima volta per una donna. Vediamo. Per la prima volta nella storia del Comune di Prato è una donna il presidente del Consiglio Comunale. Ilaria Santi, PD, è stata eletta con 22 voti su 32. Il suo nome è frutto di una consultazione che ha tenuto impegnato il partito per 48 ore. Il record di preferenze, 1007, l'ha proiettata subito in un ruolo di primo piano. Si era parlato di lei come possibile assessore alla pubblica istruzione, ma la delega è andata alla collega Ciambellotti, poi improvvisamente la designazione a presidente del Consiglio Comunale. Sì, sono la prima donna a fare il presidente del Consiglio Comunale di Prato, quindi a maggior ragione lo sento, insomma, è emozionante. Sarebbe stato emozionante per me anche se fossi stata la decima donna, perché veramente sono proprio emozionata. Lei ha fatto riferimento ad una frase del presidente Boldrini. Esatto, ho fatto riferimento nell'ultima parte del mio saluto come consigliere anziano a una frase
frase del Presidente della Camera Boldrini, che secondo me è importante, cioè il viaggio. Noi stiamo facendo un viaggio e lo facciamo con la maggioranza e con l'opposizione, con tutto quello che comporta la nostra responsabilità nei confronti di una città che è in difficoltà economica, lavorativa, e credo veramente per fare un buon viaggio ci voglia anche una seria opposizione e una maggioranza che rimbocca le maniche e lavora. Nel discorso di insediamento, Ilaria Santi, 47 anni domani, ha fatto appello all'unità del Consiglio, unità e concretezza, per guardare anche fuori dal palazzo e colmare il vuoto lasciato dall'abolizione delle circoscrizioni. Dunque rapporto, dialogo, ascolto di tutto ciò che è al di là delle porte del Palazzo Comunale. Primo consiglio comunale anche per l'opposizione, dove siedono tanti ex amministratori della passata giunta. Vediamo. Più ristretto anche il consiglio comunale, meno consiglieri per effetto dei tagli alla spesa pubblica e dunque qualche sedia vuota. Erano 40 e sono 32, di questi 12 all'opposizione, 4 di Forza Italia, 4 della lista civica Prato Concenni, 1 di Prato Libera e Sicura, 3 del Movimento 5 Stelle. Fa un certo effetto vedere a sedere sui banchi del Consiglio Comunale una folta schiera di ex amministratori, 4 per la precisione, tutti reduci da deleghe pesanti. Rita Pieri, ex assessore alla pubblica istruzione, Giorgio Silli, ex assessore all'immigrazione, Dante Mondanelli, ex assessore alle politiche sociali e alla sanità, Aldo Milone, ex assessore alla sicurezza e alla polizia municipale. Accanto a loro l'ex sindaco Roberto Cenni, tutti pronti a dare battaglia, o per dirla con le parole di Cenni un minuto dopo la sconfitta, tutti pronti a fare un'opposizione che sarà un'altra storia, perché costruttiva e incentrata alla collaborazione. Un'opposizione che si presume altamente qualificata per l'esperienza e per la conoscenza maturate in 5 anni di amministrazione. Conti del Comune, l'ammanco di casse di 27 milioni di euro, stiamo parlando del Comune di Prato, lo ha dichiarato l'assessore al bilancio Monia Faltoni nel corso della puntata di ieri di Prato Diretta Sera in onda su Toscana TV. Con le prossime entrate tributarie dovremo riuscire a riequilibrare almeno in parte la situazione. Vediamo. Ammonta a 27 milioni di euro l'ammanco di cassa del Comune di Prato. Lo ha dichiarato l'assessore al bilancio Monia Faltoni ieri nel corso della trasmissione di Toscana TV Prato Diretta Sera. Una cifra molto più alta di quelle uscite fuori nelle scorse settimane. Nel pomeriggio di ieri l'assessore ha effettuato una prima ricognizione dei conti insieme ai tecnici dell'ufficio ragioneria ed è emerso che le anticipazioni di tesoreria si aggirano intorno ai 27 milioni di euro. Stiamo lavorando in anticipazione di cassa di tesoreria. E dunque ogni giorno di anticipazione abbiamo degli interessi passivi ovviamente da pagare, quindi l'urgenza in questo momento è quella di uscire dall'anticipazione di cassa. Questo naturalmente è un problema che si andrà a risolvere in parte ora con le prossime entrate tributarie. Dal 16 ad esempio arriveranno già i pagamenti dell'IMU, sono già iniziati i pagamenti della Tari e successivamente arriverà anche il pagamento della Tasi, quindi già con quello dovremmo in parte o quasi riequilibrare quello che è stato e che è attualmente l'ammanco, diciamo, di cassa. Sul fronte consuntivo, che deve essere approvato entro il 30 giugno per evitare il commissariamento, l'intenzione è di portarlo in consiglio così come è stato presentato dalla Giunta Cenni, nonostante la bocciatura registrata a maggio. Altra cosa sarà il bilancio di previsione 2014, che deve essere approvato entro il 30 luglio prossimo. Al momento non sono previsti aumenti di tasse. Ciò che preoccupa maggiormente Faltoni è invece l'aumento della spesa corrente e su questo fronte, al termine di un'accurata verifica, è annunciata un'operazione verità. Voglio capire bene, perché è una questione di trasparenza, diciamo un'operazione come io l'ho chiamata verità, come anche la chiamata è definita il sindaco Biffoni, voglio cercare di capire se la spesa è aumentata solo per questi motivi oppure perché in qualche modo ci sono state dietro, diciamo così, delle scelte politiche ben precise. Esercitava la professione di medico senza averne i titoli. Protagonista una donna cinese con precedenti specifici, scoperta dalla Guardia di Finanza di Prato, che da tempo teneva sotto controllo lo studio di via Pistoiese dove la donna riceveva i pazienti. Le Fiamme Gialle sono intervenute dopo aver visto entrare nello stabile un cinese che successivamente usciva con una vistosa medicazione. L'immediata perquisizione dell'appartamento ha consentito quindi di identificare la professionista abusiva, che forniva prestazioni mediche sia generiche che ginecologiche.
rogo di via Toscana. Sabato 21 giugno ci saranno i funerali di 6 delle 7 vittime al servizio. Un funerale semplice, una cerimonia rappresentativa senza riti particolari, 6 bare esposte e altrettante corone di fiori con i nomi delle vittime del rogo di via Toscana e per ognuna una frase scelta dai familiari come ultimo saluto. La pubblica assistenza si sta preparando al funerale di 6, 4 uomini e 2 donne dei 7 operai morti lo scorso 1 dicembre nell'incendio della fabbrica nella quale lavoravano e vivevano. Sabato 21 giugno alle 15 sarà aperta la camera ardente allestita nel Salone Apollo, lo stesso dove furono celebrati i funerali delle 3 donne decedute nel sottopasso di Via Ciulli. La nostra è un'associazione completamente laica, non abbiamo nessuna remora per ragioni religiose o ragioni di colore o nulla. Chi si rivolge a noi e ha bisogno di un aiuto, siamo ben contenti di fare quello che si può fare. A quasi 7 mesi di distanza da quel maledetto 1 dicembre, le famiglie delle vittime hanno messo insieme i soldi per l'addio e hanno sistemato tutte le pratiche necessarie alla cremazione e al trasferimento delle ceneri in Cina. Degli operai deceduti nel rogo, soltanto per uno i familiari avevano subito provveduto al funerale. Gli altri, dopo un primo periodo all'obitorio dell'ospedale fiorentino di Careggi, sono stati nuovamente trasferiti a Prato e sistemati nel reparto di medicina legale del vecchio ospedale. La burocrazia, la difficoltà ad accertare l'identità e la mancanza di soldi hanno fatto slittare la cerimonia. I parenti più stretti saranno accompagnati la mattina del 21 giugno all'obitorio, dove potranno coprire i cadaveri dei congiunti con i vestiti scelti. Alle 12 i feretri saranno trasportati alla pubblica assistenza e alle 14 sarà aperta solo per i familiari la camera ardente. Alle 15 l'apertura alle autorità e al pubblico. Dopo la cerimonia i feretri saranno trasferiti al tempio di Bagno a Ripoli per la cremazione. Una sarà fatta il 23 giugno, le altre il giorno dopo. Date che hanno un significato per la comunità cinese, tanto che se non fosse stato possibile in questi giorni, tutto sarebbe slittato al 26 luglio. Per il trasferimento in Cina ci vorranno tra i 5 e i 6 mesi, in parte la burocrazia, in parte la necessità di raccogliere i soldi che servono al viaggio aereo. Sono questi gli ostacoli che i familiari delle vittime dovranno affrontare e superare dopo il funerale. E per il telegiornale è tutto, mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.